mondo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho un bel po' di cose da farvi vedere. Diciamo che sono stata all'outlet di Castel Romano e ho preso delle cose. Sono stata a Porta di Roma e ho preso delle cose. E sono stata all'outlet di Calzedonia di Missy Mette Zenis e ho preso delle cose. Quindi vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, da cosa parto? Ok, partiamo da questo. Da Pimkie. Sono passata da Pimkie a Porta di Roma, che ha chiuso. Infatti stavano facendo un 40% di sconto su tutti i prodotti proprio perché stavano chiudendo. E io avevo sulla mia tessera di Pimkie 7 euro di buono. Quindi ho potuto usare o il buono o il 40%, quindi ho usato il mio buono di 7 euro, anche perché il Pimkie più vicino che avevo era Porta di Roma e altri non so neanche dove stanno, quindi va bene. E ho preso questo top estivo, sì è estivo però va bene, è questo top giallo a costine con le bretelle regolabili, con un elastico che praticamente finisce sotto il seno e proprio sopra l'elastico ha questo buchetto qui, ed è un top con lo scollo a V, molto carino però. Ah scusate, sì, c'è la luce del sole. E questo l'ho pagato praticamente 99 centesimi perché veniva a 7,99 euro. E io avevo questo buono 7 euro, mi ho speso quello. Poi, da H&M, sono veloce perché tra poco devo uscire. Per 7 euro, per 7 euro e 10 centesimi, perché anche qui avevo un buono da 3 euro da fare, ho preso un maglioncino che veniva a 9,99 euro e ho preso una S. Questo maglioncino qui è un maglioncino verde, verde proprio, verde smeraldo, bello, e vabbè, è a maniche lunghe, è crop top, si può dire? No, non è totalmente crop top, però non è neanche lungo, vabbè, è una via di mezzo. E niente, mi piaceva tantissimo questo colore perché poi soprattutto d'inverno io o mi vesto di nero o beige o bordeaux, quindi non è che vario molto con i colori, quindi quest'anno ho deciso che vive i colori, quindi ho comprato questo, mi piace molto. E ok, e qui abbiamo finito. Passiamo all'outlet di Calzedonia Intimissimi e The Zenis. Ci sono stata due volte, la prima volta per 12,95 euro al posto di 25,99 euro, ho preso una S ed ho preso un pigiama molto molto carino, che è anche bello piegato, è un pigiama di Dumbo, guardate, guardate che bello. Allora, ha i pantaloni lunghi, ok, con l'elastico sulla vita, sotto niente, e sono tutti con la trama di Dumbo, questa è la trama. E la maglietta è fatta nella stessa identica maniera, maniche lunghe, qui non ha elastici da nessuna parte, però ha la scritta Dumbo. Era troppo carino, perché poi a me mi serviva un pigiama perché uno l'ho distrutto, quindi l'ho visto lì, era tanto carino, e quindi è tornato a casa con me. Poi. E questo è uno. Poi sono andata un'altra volta con mamma e c'era un'offerta sui calzini dove ne prendevi 10 e li pagavi 10 euro. E poi ho preso le calze. Vi faccio vedere prima le calze, che le ho pagate 2,45 euro. Sono da 40 denari e ho preso una SM. Non so neanche se mi stanno bene o no, però sono queste qui. Quindi tutte a pua. Scusate il riflesso. Sono queste calze a pua, sono meravigliose, non vedo l'ora di indossarle. Poi, come vi dicevo, ho preso, questi sono dei calzini che ha preso mamma, sono di Calzedonia e sono questi qua, sono verdi, qui sono praticamente più ristretti, ecco, con il motivo a costine, poi sono di cotone semplicissimo e sono di questo verde petrolio, molto molto carini. Infatti questi penso che quando ritorneremo me ne prenderò un paio anche io, perché ho una maglietta e un maglioncino di questo verde. Mannaggia, non ci ho pensato prima. Vabbè, poi
all'ora. Poi questi, sempre di mamma, calzedonia, dei semplicissimi calzini color beige, sempre in cotone, questi sono praticamente corti, gli altri sono tutti alti, quindi più o meno per farvi capire l'altezza, ah, ok, più o meno questa altezza qui. Allora, poi vi faccio vedere che io e mamma ci siamo presi dei calzini uguali, che sono questi qui, sono celesti, però non sono in cotone, ma sono in un materiale abbastanza strano, perché è elasticizzato con all'interno tipo dei fili pagliettati che riflettono la luce. Non so come si chiama questo materiale, però ecco, ce li siamo presi e uguali a questi ho preso anche questo paio giallo. Sono praticamente identici, però sono di questo giallo spento, che io ho una felpa di questo giallo identico, quindi li ho presi proprio per questo motivo. Poi vi faccio vedere questi che ha preso mamma, che sono un po' orribili per me, però vabbè, li ha presi lei. Sono questi blu con qui dietro il mondo fatto a cuore. Non so. Ah, c'è scritto Save the Planet. Va bene, ok. Poi passo da una cosa all'altra. Poi altri due calzini uguali che abbiamo preso io e mamma, ma questi sono meravigliosi, e lei che l'ha copiati a me, perché io l'avevo visti già la prima volta quando sono andata a prendere il pigiama e non so perché non li ho presi. Beh, sono questi. Che devo dire a questi calzini, scusate? Cioè, sono con i dalmata della carica dei 101. Cioè, sono meravigliosi. Infatti, io non è che amo particolarmente il rosso, però lo amo nei particolari. Infatti mi dovrò comprare delle magliette o delle felpe o dei maglioni con i dettagli rossi. Però ho pensato, a me adesso mi deve arrivare una felpa di Shein bianca. Io ho pensato, ma se solo ci faccio la stampa della carica di 101, li appino a questi. Genio. Quindi farò così. Quando arriverà quella felpa diventerà così. Poi sempre in tema rosso, però questi mi piacciono tantissimo, sono questi. Cioè, sembra il coso. Questi sono proprio da picnic, cioè mi danno quel vibe. Questi per andare a fare un picnic sono perfetti. Mi abbinano alla tovaglia. Non lo so, li ho visti, mi piacevano, ho detto ok, sono carini. E poi ho preso questi calzini che mi sono detta perché no. Cioè, perché no? Sono praticamente con la scritta fucsia glitterata e la scritta I am queen invece è nera semplice. Quindi questi sono dello stesso materiale di questi qua, che sono belli pesantini su questa parte. Quindi niente. Ora posso mettere tutti questi calzini a lavare e basta. E proseguiamo avanti. Giulia dal futuro. Allora, sono di nuovo ristata all'outlet di calzedonia di Team Secret Zenith e ho preso altri calzini, quindi già che ci sto ve li faccio vedere in questo video. Quindi ho preso non tanti, allora abbiamo di nuovo speso 20 euro di calzini, però la maggior parte sono di mamma. Io ne ho presi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo 6? Sì, io ne ho presi 6. Allora, partiamo con questo calzino celeste, con questi pompon, fiori, non so come chiamarli, insomma, carini. Ovviamente li vedete già tutti senza etichette perché sono passati un po' di giorni. Poi ho preso questi anche in versione blu, voi li avete visti poco fa in versione rossa e li ho presi anche in blu, quindi posso andare a picnic con un calzino blu e un calzino rosso e sono pronta. Poi vi ho detto proprio pochi secondi fa che volevo prendermi i calzini verdi che si è presa mamma, ed eccoli qua, quindi ho preso anche questi. Poi vi faccio vedere i miei calzini di Halloween. Mettendo questi calzini ho messo quindi i calzini di Aurora e Malefica. Ecco qua si vede bene Aurora e qui c'è Malefica. Poi ho preso dei semplicissimi calzini bianchi, come praticamente sono dello stesso materiale di quelli con la scritta e di quelli con i dalmata, però sono semplicemente bianchi.
quindi sono praticamente lo stesso modello, perché qui sono più morbidi, più imbottiti, però sono semplici, quindi questi penso che poi ci farà una stampa sopra e li abbinerò a felpe o maglioncini. E come ultimi calzini ho preso questi per essere pronta a Natale, con la scritta Merry Christmas in rosso. Però è rosso glitterato, non so se si percepisce dalla telecamera, ma sono... è glitterato, poi sto coso è appiccicato qua così, si vede lo spessore? No, però... vabbè, colori. E come ultima cosa che mi sono presa da Calzedonia, non sono calzini, però sono un paio di jeans di Calzedonia, giusto? Sono un paio di jeans di Calzedonia e ho preso una XS, se non sbaglio. Sì, devo anche strappare tutto sto coso. E niente, questi jeans mi hanno guardato da lontano. Mi hanno detto: che fai? Ci prendi? Siamo della tua taglia. Cioè, in realtà non sapevo se erano della mia taglia, perché io di Calzedonia o porto una S o un XS, ma a quanto pare mi entra benissimo un XS. Quindi per voi questi sono dei semplicissimi... Oh, già si intravede qualcosa. Dei semplicissimi jeans. Ok, così. Ma la cosa bella è qui. C'è Paperino. Cioè, chi mi conosce sa quanto io amo Paperino. Ho visto sti jeans con Paperino. Ma potevo lasciarli lì? No, perché venivano solo 7 euro. Quindi ho detto no. Poi Paperino sempre arrabbiato. Quindi praticamente il mio stile di vita Paperino, perché io mi identifico tanto in Paperino. Niente, non potevo lasciarli. Sono dei semplicissimi jeans skinny. Non so come farveli vedere da lontano. Così li vedete. E niente, stavano a 7 euro. Che facevo lì? Lasciavo lì? No. 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 Ok, già che ci sono, vi faccio vedere anche altre cose che ho preso, perché così, senza che faccia un altro video per poi raggruppare altra roba, insomma, ce la infilo in questo video, visto che è già corto come video. Quante volte ho detto video? Ho preso da Cisalpa al 50% di sconto, perché avevo questo sconto, perché la scorsa volta avevo preso le scarpe e ogni volta che andate da Cisalpa e comprate qualcosa mi danno comunque un buono sconto del 30% sulle scarpe e un 50% su abbigliamento e accessori. Quindi ho preso questa. È un borsone da palestra della Adidas. Ovviamente questo non era incluso. Vabbè. E niente, ha qui la tracolla per portarlo. Ah, invece anche quest'altra per portarlo, scusate, è piena, ma ci sono stata stamattina a palestra. Qui ha una taschina con tutta bucherellata, dove tengo la tessera e una mascherina di scorta. Sotto la cosa bella è che praticamente anti-scivolo e anti-bagnato, anti-pioggia, waterproof, ecco, non mi veniva il termine. Quindi, cioè, anche se l'appoggio da qualche parte, insomma, si vede, ecco. E niente, poi vabbè, ha l'apertura qui, ha questa apertura e dentro entra il mondo. E questa l'ho comprata perché io quella che avevo preso da Decathlon è veramente piccina, quindi adesso che inizia a far freddo e mi devo portare un po' più di roba dentro, tipo il phon per asciugarmi la testa, quello piccolino, se no, se esco fuori ci rimango. E quindi sì, anche altre cose. Sì, è abbastanza piena oggi. A posto così. Poi sono stata da Stradivarius. Vi posso far vedere una cosa che ho preso in negozio e una cosa invece l'ho ordinata online e devo andarla a ritirare oggi. Però ve la dico comunque, ve la faccio vedere. Perché in negozio non c'era la mia taglia, quindi l'ho ordinata online e me la sono fatta arrivare in negozio. E quindi ho preso un giubbotto imbottito con il collo alto, bello bello caldo, perché io come giacchetti belli caldi avevo solo quello lungo che mi arrivava tipo a metà coscia, mi arriva. Quindi mi serviva uno un po' più corto per essere un po' più sportivo, mi serviva, quindi ho preso quello lì. E ho preso un XS e poi ho preso per
13 euro però mi serviva. È praticamente un maglioncino, è leggero ma spesso, cioè il materiale è spesso ed è bello aderente, e a me serviva proprio così, con queste caratteristiche. L'unica cosa che mi dà fastidio, a parte i capelli, è che è un po' corto, quindi sì, mi devo ingegnare a metterlo bene dentro i pantaloni e dentro le gonne. Diciamo che con la gonna, se metto la calza a vita alta, riesco a tenerlo. Con i pantaloni è un po' più difficile. Comunque, questo maglioncino qui, ho preso una S, perché XS mi sembrava tipo che non respirassi, ed è a costine, nero, maniche lunghe, semplicissimo. Quindi eccolo qui, se vi dovesse interessare il codice è questo qui. Ho pure staccato l'etichetta, perfetto. Ok, va bene. E niente, quindi, però ecco, diciamo che è abbastanza cortino, però è molto elasticizzato, quindi insomma mi serviva proprio così, perché si sente, cioè già dal peso ha un suo peso, quindi che cavolo sto dicendo. Vabbè, continuiamo con l'ultima cosa. Sono delle cose di Shein, è un ordine veramente molto piccolo, però mi servivano giusto quelle due tre cosine. Allora, parto col farvi vedere la cosa più bella. Due secondi fa, sui calzini, io vi ho detto questo. A me adesso mi deve arrivare una felpa di Shein bianca. Ma se sopra ci faccio la stampa della carica di 101? La felpa in questione è arrivata, è una felpa bianca, la faccio vedere rigirata. Una semplicissima felpa bianca, crop top, ok? È in 100% poliestere, però non sembra perché è fatta bene. Dentro è pelosina calda, ok? È caldissima veramente. E io volevo quindi farci questa stampa. La prima cosa che ho fatto, che appena è arrivata, l'ho mandata subito a stampare. Ho detto vai. Quindi cioè, ditemi che non è meravigliosa. Guardate i calzini. Posso? Cioè, non ho altro da dire, se non che ho preso un XS. Poi ho preso invece delle magliette, sia da palestra che da mettere sotto i maglioni. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa, che ho preso per la palestra. Non vi so dire il materiale, però comunque un materiale sintetico, perché ho già staccato l'etichetta, perché l'ho già iniziato a usare e mi davano fastidio. È crop top, ti ringrazio ancora spuzzino. Un materiale molto elastico e niente, è a maniche lunghe, crop top come stavo dicendo, con un leggero colletto. E questa mi sono ritrovata molto ma molto comoda a usarla in palestra, tant'è che ne voglio prendere un'altra. Devo dire molto che poi mi sembra un materiale leggero, però non è freddo con questa, quindi per me, secondo me è l'ideale in palestra, perché con una felpa, con una maglietta proprio lunga sto un po' scomoda, però non posso stare neanche solo con il reggiseno sportivo perché ho freddo. Ho trovato questa. Ho preso anche questa, che teoricamente doveva essere sempre per la palestra, però è talmente bella, talmente un materiale che mi piace, che non la userò in palestra, ma la userò per uscire o... sì, o per uscire. E già nel carrello ho messo altri tre colori. È questa qui nera, sempre crop top, sempre maniche lunghe. Questa è 100% cotone, credo, oppure cotone misto qualcosa, non lo so. No, 100% cotone, perché si sente proprio. E niente, è meraviglioso, cioè è elastica, è fatta bene, è comoda. Meravigliosa. E poi ho preso due magliette che mi servono da mettere sotto i maglioncini chiari o sotto le felpe, sempre chiare. E ho preso due magliette bianche, ok? Questa è con lo scollo a V, sempre maniche lunghe. Questa è, allora, la lunghezza non è del tutto lunga, ma non è neanche crop, è una via di mezzo, che in realtà è abbastanza fastidiosa, però col fatto che va dentro i pantaloni e poi sopra c'è la felpa o il maglioncino, va bene, se no no. E niente, ho preso una S, no, questa ho preso un XS, scusate, convinta.
buonissimo materiale perché è cotone al 95% e spandex al 5%. Capelli che avete deciso. E niente, comodissima, anche questa super elastica, trasparentina, ve lo dico, però per quello che serve a me va bene perché tanto non si deve vedere. Cioè. Poi invece ho preso quest'altra che ha un collo leggermente più alto per i maglioncini un po' più accollati, tipo... No, questa è una felpa... Oddio, sì, tipo anche qui. O magari un collo alto addirittura. Quindi da tenere anche questa zona un po' più riparata. E niente, sempre maniche lunghe, sempre bianca. Questa non è lo stesso materiale, perché infatti questo non mi piace tantissimo, perché è poliestere al 60%, rayon al 32% e spandex all'8%. Di questa ho preso sempre XS. Ma perché ero convinta che ho preso l'S? Di quelle nere ho preso S, di queste bianche ho preso XS. Ma vabbè. E niente, pure questa è super elastica. Il materiale è più pesante rispetto a questa, è quasi leggermente felpatina, ma leggermente proprio poco. E niente, come ultima cosa ho preso un portafoglio rosa coccodrillo? Boh, non lo so, vabbè, con i dettagli argentati. Mi sono impegnata proprio per cercarlo con i dettagli argentati e mi serviva questo portafoglietto da mettere magari dentro le borse un po' più neutre per non avere il portafoglio nero. Ok, niente, qui entrano tre carte, poi ha questi due spazietti ulteriori che in realtà sono molto stretti. Vabbè. E niente, qui quindi ha la zip con il portamonetine e niente. Io vi lascio alla Giulia del passato. Okay. E ora passiamo ai miei due pezzi forti. Moschino e Calvin Klein. Allora, non ho niente di Moschino e non ho niente di Calvin Klein. No, non è vero, di Moschino ho una cintura. Calvin Klein, sì, anche ho una cintura. Però vabbè, di abbigliamento niente. Allora, prima volta che sono andata all'outlet con le mie amiche, siamo passate da Moschino e io e mia cugina ci siamo comprati praticamente la stessa maglietta, però in due colori diversi, e l'altra mia amica si è presa una felpa. Ah, aspettate, c'era pure un'altra cosa che ho preso, me l'avevo scordato. Vabbè, vi faccio vedere prima questa. Sono andata all'outlet di L'Oreal e per la modica cifra di 4,45€ mi sono comprata il mascara praticamente che usavo 2 anni fa, 3 anni fa, appena è uscito, me ne sono innamorata, quindi l'ho visto lì, ho detto sto per finire il mascara, lo prendo, e l'ho preso, non potevo lasciarlo lì. E invece per la modica cifra di 38€ da Moschino ho preso una maglietta. Una maglietta che in realtà è abbastanza particolare perché è un materiale da felpa però maniche corta. E vabbè, e ho preso questa. Cioè, ha la scritta Moschino tutta leopardata, meravigliosa, in questo tessuto, sì, praticamente felpa. Vedete qua sotto proprio la tipica cosa questa qui, che non mi viene il nome. E quindi niente, la potevo lasciare lì? No, l'ho provata, mi piaceva tantissimo e l'abbiamo presa e sono contenta di averla presa. Ancora non l'ho usata, aiuto. Poi invece l'altra volta siamo andati da Calvin Klein e per... ah giusto, questo è lo scontrino in tutte e tre. E per la modica cifra di 20€, 19 qualcosa, mi sono presa una maglietta che ci siamo prese tutte e tre. E sembravamo infatti le commesse della Calvin Klein. Della maglietta di Moschino ho preso una S, scusate non ve l'ho detto. Invece di questa ho preso una XS e ho preso questa magliettina qui, crop. Ok, forse la vedete meglio qua. È una magliettina crop top con questo dettaglio qui, praticamente altezza seno. Ho scritto Calvin Klein Jeans. E niente, è semplicissima, nera, così. Infatti, come vi dicevo, sembravamo le commesse, perché avevamo tutti e tre i pantaloni neri con questa maglietta, sembravamo le commesse. Bene, sì. Quindi, sì. Io ho finito il video, vi ho fatto vedere tutto. Sì, è stato un video molto veloce, ma che tutto devo uscire.
e volevo approfittare di fare questo video subito, così poi dopo quando rientro sistemo tutto. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!